ragazzi, ben ritornati da Cosa Joker. Siamo tornati, signori, in un nuovo video in cucina con Joker. Quindi oggi, ragazzi, siamo qua prontissimi. Ma stavolta fa male sta cosa, per andare a fare un nuovo video in cucina. Allora, intanto vi ringrazio per come stanno andando tutti gli altri video. Quindi grazie mille, ragazzoni, mi fa veramente molto piacere. In tanti mi mandate le foto su Instagram dove ripetete le mie ricette, quindi sono contentissimo. Ragazzi, oggi cosa andremo a fare? L'avete visto dalla miniatura, dal titolo e da tutto che dovete fare. Oggi super dolce, anche molto estivo, ragazzi, bello fresco, una bella crostata di frutta. Allora, raga, a chi è che non piace la crostata di frutta? A parecchie persone ne potrebbe non piacere, ma come la fate? Giocherone, vi piace, l'assicuro, quindi fatela a vostro nonno, a vostra mamma. Allora, ragazzi, cosa abbiamo bisogno? Qui abbiamo una vastità di ingredienti. Oggi non ho gli addominali, l'ho lasciati riposare e li sto lavando, perché io intanto li lavo, capito? Abbiamo una vastità di ingredienti, a partire dalle pizzette, che non c'entrano niente, no, ragazzi. Vabbè, quelle... La crosta di frutta sopra potete sbizzarrirvi con qualsiasi tipo di frutta a voi piace. Io in questo caso ho preso le banane, che io, ragazzi, di banane me ne intendo, mi piacciono tantissimo. Poi abbiamo ovviamente le fragole, abbiamo messo anche le more. Poi abbiamo un mix di pesche sciroppate, ananas e forse anche c'è mela dentro. No, mi sa pera, se non sbaglio. È una frutta mista comunque che andiamo a utilizzare sopra, che è molto buona. E poi abbiamo, basta, I kiwi, me l'ho dimenticato, abbiamo anche i kiwi, esatto, eccoli qua, vedi, belli, maturi, che sicuramente saranno aspri perché sono un po' duri, però sti cazzi, per dare quel tocco di verde, ragazzi, perché bisogna anche comporre una certa armonia di colori quando fai le cose, quindi a sgana. Andiamo a fare la pasta frolla, ragazzi, che già mi sono diviso gli ingredienti. Abbiamo 600 g di farina, 250 g di zucchero, 2 uova intere, 2 tuorli, un limone grattugiato, 240 g di burro. Poi questa qua abbiamo la vaniglia per fare anche la crema pasticcera, perché oggi faremo anche la crema pasticcera insieme. Quindi questo ci servirà dopo. Cosa dobbiamo fare? Prima cosa, ragazzi, mi raccomando, subito un like per Giocherone. Arriviamo a 10.000 mi piace per questa crosta di frutta, che vi farò un altro primo. Ragazzi, un bel primo che però andrò a registrare questa sera, sicuramente. Ma andremo a base di pesce, quindi mi raccomando, ragazzi, spolliciate. Allora, cosa dobbiamo fare? La classica fontana. Voilà, signori, sempre la nostra bella fontan house. Dentro, tanto è uguale, ragazzi, mettiamo zucchero, uova e poi il burro va messo a pezzettini perché si deve bene amalgamare col tutto. Quindi mettiamo tanto lo zucchero, nella farina, ragazzi, ci ho messo anche un po' di sale. Nella farina ci mettete un pizzico di sale perché rende quel... Ok, quindi zucchero, mettiamo dentro lo zucchero, ci mettiamo dentro i 2 tuorli d'uovo. Ok, ragazzi, facciamo sempre un'altra piccola fontana. Perfetto, tutto, ragazzi. In più 2 uova che sono intere. Ok, il guscio no, però il guscio non ci serve. E 2, raga. Perfetto. Prima di mettere il burro, un attimo, uniamo il tutto, quindi zucchero e farina, raga. Gli diamo una bella mischiata. Ok. Ok, io direi che già tanto possiamo levare la forchetta. Allora, uniamo anche, già che ci siamo, la scorza del limone, ragazzi, quindi già che ci siamo la mettiamo dentro. Ok, raga. Che poi a me quando faccio i dolci, raga, a me i dolci, quando si sente quel sentore di limone, sono un po' mezzo raffettato, non lo so, raffettato, come dire. Sento quel sentore di limone, mi piace. Allora, il burro, ragazzi, il burro, ovviamente, la pasta frolla, raga, c'era tanto di burro, sono 240 grammi. Lo andiamo a mettere a pezzettini, perché sennò, raga, tutto intero ovviamente non si scioglie. Se sentite rumori strani, ragazzi, alla vostra via, tranquilli, tutto a posto, Raga, dobbiamo andare a impastare tutto quanto. Cerchiamo di sciogliere anche un po' il burro, perché ce n'è tanto in mezzo. Allora, il segreto comunque di fare anche una buona pasta frolla è non lavorarla troppo con le mani, perché poi si scalda. Cioè, nel senso, l'impasto, se lo lavoriamo troppo, una volta che ha preso la sua, diciamo, forma e la consistenza, lo dobbiamo fare riposare, ragazzi, perché se si scalda troppo con le mani si potrebbe rovinare. Dobbiamo cercare di sbrigarci. Intanto qua comunque dobbiamo far sciogliere tutto il burro, quindi tutto burro, ragazzi, tutto un ammasso di burro. Ma noi a sgana. Poi questi, ragazzi, sono versi che ovviamente a casa dovete fare, che se non li fate non vi viene bene, lo dico. Ovvio. Ok, schiacciamo tutto. Ok, raga, sta iniziando a prendere, diciamo, la consistenza giusta. Tutti i residui che rimangono sopra, sulle mani, perché qua pure ce ne stanno parecchi, vedete? Quindi basta che fate così, le mani si puliscono. Basta, però visto che comunque già l'impasto, ragazzi, la consistenza è questa, ok? Diventa, lo sentite morbido, liscio. Però non toccate troppo, perché sennò... Guarda, faccio giusto così, eccolo qua il pezzo di burro. Mettiamo giusto
l'ultima toccata. È pronto, vedete raga. Poi ovviamente se vedete in mezzo qualche pezzettino di burro, raga, è anche normale, non è che si scioglie del tutto. Poi una volta che riposa, una volta che lo stendete, una volta che cuoce, quello automaticamente si scioglie. Quindi facciamo una palletta velocissima, perché stiamo già maneggiando troppo questo impasto. Mettiamo la pellicola. Ok. E lo mettiamo in frigorifero, ragazzi, così bella aderente per mezz'ora, 40 minuti. Quindi noi intanto nel mentre ci tagliamo tutta quanta la frutta e vi facciamo vedere quando è tutto quanto pronto. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Allora ragazzi, mentre sta riposando ovviamente l'impasto, qui abbiamo tagliato un bel vassoietto di frutta, ragazzi, vedete che spettacolo. More, kiwi, ananas, fragola e pesca sciroppata. Poi ovviamente voi potete fare quello che volete. Le banane le tagliamo per ultimo, raga, perché sennò si anneriscono. Cosa facciamo adesso? La crema pasticcera. Per la crema pasticcera abbiamo bisogno di mezzo litro di latte. Abbiamo bisogno di 150 grammi di zucchero, perché la ricetta dice ce ne vanno un po' di più, però raga, noi la facciamo meno dolce, perché non mi piace troppo la crema dolce. Abbiamo bisogno di 4 tuorli dell'uovo e abbiamo bisogno di 30 grammi di farina. Cosa facciamo adesso? Mettiamo il latte, ragazzi, dentro questo bellissimo recipiente. È anche grande, raga, però comunque riesco a lavorare sempre in maniera più comoda, che sta risicato. Mettiamo a bollire il latte sul fuoco, poi facciamo un composto dentro questo recipiente di tutto quanto insieme, di zucchero, uova e farina qui dentro, con la maso persa. Nel latte andremo a mettere la vanillina, ragazzi, oppure, visto che io non l'ho trovata, dovete comprare proprio il baccello della vaniglia. Lo tagliate a metà, levate tutta la vaniglia dentro e lo mettete dentro al latte e viene molto più saporita. Però questo qua, comunque, se non ce l'avete, usate questa qua, la bustina, va benissimo lo stesso. Quindi andiamo a far bollire il latte sul fuoco. Essendo comunque mezzo litro, diciamo che viene a temperatura quasi subito. Quindi ci muniamo. Io questo non ho la frusta, quella buona, perché la mia frusta fa schifo, perché tutta strana, te la devo ricomprare. Uso questa, l'altra volta ci ha fatto venire il roux, ti ricordi, per profittarole, che non va benissimo. Quindi riutilizziamo la nostra fedelissima. Allora, tanto qua che facciamo, raga? Io mi faccio qui dentro. Esatto, qui dentro metto subito zucchero. Mettiamo l'ovetto. Ok, raga. E andiamo a andare pure con questo, andiamo a andare a girare, sì, questo che lo lavo al massimo. Giriamo qua, raga. Andiamo a fare che, se voi questo qui lo rendete tutto quanto veramente proprio che diventa bianco, si crea lo zabaglione, che è buonissimo, raga. Mettiamo dentro la farina. Diamo una bella girata. Ok, raga. Ok, vedete, diventa una cosa un po' spumosa, biancastra, fighissimo, raga, veramente. Oltre che è figo proprio, perché appena il latte va un po' in ebollizione lo andiamo a inserire qui dentro. Quindi tenetevi pronti, reggetevi forti. Mettiamo, ragazzi, in questo caso, mentre sta bollendo il latte, mettiamo la bustina di vanillina, o altrimenti, vi ripeto, il baccello di vaniglia lo aprite a metà, levate tutto quanto quella cremetta che c'è dentro, che è la vaniglia pura, l'estratto di vaniglia puro, o a scorza di limone, oppure se volete quello che vi pare, ragazzi. Se volete il gusto di vaniglia, mettete il baccello di vaniglia, altrimenti mettete la scorza del limone dentro, la fate bollire insieme e state a posto. Comunque, questo, raga, io direi che ci siamo. Sì. Ci siamo, ragazzi. Che facciamo adesso? Abbassiamo completamente il fuoco. Mettiamo il latte qui dentro. Gli diamo una bella... Porca miseria. Ok, raga, sciogliete tutto quanto insieme. Fuori dal fuoco, mi raccomando, ragazzi. Deve stare fuori dal fuoco, come sto facendo io, perché sennò si scatafascia tutto. Di nuovo. Vedete che spettacolo? Riaccendete, ma raga, al minimo. Ok? E raga, mi raccomando, dovete sempre girare, perché adesso vedrete che questo bel composto si va subito a solidificare fino a diventare una crema pasticcera degna del giocherone. Mm-hmm. Mi raccomando, ragazzi, guardate che spettacolo. Guardate che babà. Vabbè, sì, nel senso, guardate che babà, che roba. Prossima ricetta al babà. Simone, non l'ho mai fatto in vita mia. 50.000 like e facciamo il babà. Intanto ci arriviamo ormai a 50.000 like. No, però 50.000 like, ragazzi, e facciamo il babà, eh. Io non ho mai fatto un vitamina il babà, raga. Allora, come vedete, ragazzi, sta addensando. Guardate, adesso comunque sta andando in ebollizione anche la crema. Però mi raccomando, vuol dire che è quasi pronta comunque quando fa così. Girate sempre, raga, perché sennò è un attimo che si attacca o che si può bruciare almeno il fondo. Componete anche una musica mentre girate. Oh, sentite, tra fornelli, tutto che sbatte. Secondo me ci siamo. Sì. Ok, raga, spengiamo e la crema pasticcera è pronta. Adesso la dobbiamo lasciare ferma. Però, raga,
non la lasciamo ferma qua. La leviamo, la mettiamo dentro un bel recipiente, perché sono qui continua. Queste sono padelle che continuano a cuocere, quindi vorrei evitare che poi se mangiamo veramente il tocco di crema, quindi vorrei evitare. Anche perché qua, visto che questa cosa si deve freddare per metterla sulla crostata, e se sta qua dentro non si fredderà mai nella vita. Io quindi che faccio? Mi sciacquo questa al volo, che questa è perfetta, sì. E mettiamo la crema qui dentro. Ok, ci spostiamo di qua, ragazzi, al volo proprio. Inizia, l'odore è fantastico comunque. Inizia. Facciamo i cannoli. Simone! 100.000 like, fanno pure i cannoli siciliani. Vabbè, la madre. Che cazzo c'è po'? Mettiamo la crema qui dentro. Che goduria! Però in questo caso che facciamo? Questa, ragazzi, è la crema, tanto poi qui comunque, mo che la lasciate riposare, si creerà uno strato di una patina che diventa dura, ma non vi preoccupate, questa qua poi una volta che comunque la girate, ok? Se adesso vi sembra abbastanza liquida, non importa, raga, anche perché adesso riposandosi comunque si va a solidificare ancora di più, perché questa non vedete, ma tanto sta continuando comunque a cuocere, perché alla fine è bollente. Però la facciamo raffreddare qui dentro, il tempo che si raffredda, e poi, ragazzi, ci vediamo tra pochissimo, perché vi spiego anche come si cuoce la base della crostata, perché ci stanno i trucchetti per cuocerla, perché sennò è un macello. Quindi ci vediamo tra poco. Ci siamo, è passato un bel po' perché ci siamo fermati per pranzare. Comunque l'impasto ha riposato e anche parecchio, si è fatto proprio una bella dormita. E in più la crema pasticcera, ragazzi, vedete, prima era molto più liquida, adesso si è molto addensata. Eccola qua, ragazzi, che ricordo è ancora tiepida. Poi abbiamo preso questa bellissima teglia dove già l'ho imburrata e infarinata. Mi raccomando, ricordate di farlo, perché sennò buttate a crostata. Esatto. Quindi prendiamo il nostro... Asso, è bel papocco di roba. Panetto di burro. Esatto, poi... Micchia, profuma tantissimo di limone, raga, veramente eccezionale. Io però devo fare una cosa che ho sempre fatto nella mia vita. Quando facevo l'impasto crudo, è più forte di me, io lo sempre assaggiare. Non mai quanto mi piace. Mettiamo in mezzo l'impasto e con un mattarello, ragazzi, andiamo a schiacciare, visto che comunque dobbiamo cercare di stenderlo un pochettino, raga, perché è abbastanza tosto, così almeno iniziamo a dargli la prima forma, che non è facile, raga, ve lo dico, eh. E lo andiamo a mettere qui dentro. Ok, iniziamo ad andare con le dita a spianare l'impasto. Ok, raga. Ok, raga. E poi andiamo a costruire, diciamo, il bordo, chiamiamolo così. Così almeno può contenere sia la frutta, la crema. Cercate di provare a renderla più o meno uguale, ragazzi, perché non è semplicissimo equilibrare bene l'impasto e farlo precisissimo alla perfezione. Però comunque l'importante è che fate questo bordo bello alto, raga. Per andare a cuocere questo qua, io intanto ho preriscaldato il forno, ragazzi, 180 gradi, mi raccomando, e ho messo ventilato, vabbè. Che facciamo? Abbiamo bisogno dei fagioli. Voi dite, che ci fate i fagioli? Perché per cuocere l'impasto, per non farlo gonfiare o rompere, bisogna mettere tutti quanti i fagioli sopra l'impasto, raga. Ok, mo vi faccio vedere. Ragazzi, allora, non abbiamo i fagioli, però possiamo utilizzare comunque delle lenticchie, dei ceci, ragazzi, cioè qualsiasi cosa, basta che è un legume comunque secco, che fa più o meno da peso, perché... Come vedete, ho ritagliato un pezzo di carta da forno, l'ho bucarellata, ragazzi, fai tutti questi buchetti, così almeno passa il calore e continua a cuocere l'impasto. Ci mettiamo sopra i ceci, le lenticchie, perché praticamente, ragazzi, cosa serve? Serve da peso e fa in modo che appunto si cuoce in maniera abbastanza omogenea, appunto anche abbiamo bucarellato il... la carta da forno, così almeno non si brucia e non si gonfia l'impasto e non si rompe. Quindi è un metodo che comunque si utilizza. Quindi ok, mi direi che ci siamo. La mettiamo in forno, ragazzi, ovviamente, diciamo, più o meno ci vuole quella mezz'oretta, 40 minuti abbondanti, però date sempre un'occhiata perché non è mai detto. Quindi mettiamo a cuocere l'impasto, la crema è pronta, la frutta è pronta, appena ovviamente è cotto iniziamo ad assemblare la crostata. Io vorrei. Ci vediamo dopo. Pronta, come vedete, raga, una doratura veramente eccezionale. Allora, dobbiamo fare attenzione adesso, perché sennò fa un patatrack incredibile. Dobbiamo metterla sul piatto di portata e la dobbiamo fare raffreddare leggermente prima di andarla a decorare, diciamo, a mettere la crema e la frutta. La frutta proprio per ultimo, ragazzi, quando la torta è più o meno fredda. Proviamo a fare questa cosa, raga. Mettiamo il piatto sopra, sperando non si rompa niente, altrimenti l'andate a comprare in pasticceria. One, e two, e three.
Pregate il Signore. Ok, anche sotto sembra cotta bene. Ok, è perfetta. Anche la doratura ci sta. Facciamola raffreddare almeno una decina di minuti, un attimo proprio al volo. Poi ci mettiamo la crema. Andiamo subito a decorare poi con la frutta. E poi ragazzi per ultimo mettiamo la colla di pesce, ovvero la giratina. Ok ragazzi, quindi adesso mettiamo la crema. Andiamo a mettere questo Ben de Dios. Faccio così perché sennò poi non lo vedete. Quindi non è che spettacolo. Non la pulire bene? No, non la pulisco bene. Mettiamo questo spettacolo di crema. Abbiamo messo la crema, quindi la facciamo un attimo freddare ancora e ci vediamo tra pochissimo per mettere la frutta. Ci siamo, ragazzi. Allora, la frutta, eccola qua, la nostra bellissima frutta. Abbiamo tagliato anche la banana proprio all'ultimo. Adesso come iniziamo a comporre la nostra crostata? Io direi di iniziare dalle fragole, o anche detto fragole. Quindi andiamo, queste però devono stare così. Eventualmente, tanto ragazzi, abbiamo altre fragole, noi abbiamo preso di scorta, quindi non vi preoccupate. Certo sono bestie. Ok, diciamo che il primo giro l'abbiamo fatto. Adesso che andiamo a mettere, andiamo a spezzare un pochettino con il colore e andiamo a mettere la pesca sciroppata. L'andiamo a mettere così, raga. Io farei così, facciamo tutto quanto un bel giro di pesche sciroppate. Un giro di pesca, raga, l'abbiamo fatto. Poi ovviamente tutta quella avanza, poi andiamo a inserire bene. Adesso vogliamo mettere il kiwi. Stavo pensando, ragazzi, di non metterlo, diciamo, sano così. Anche perché è grande, quindi lo andiamo a tagliare a metà, raga. E andiamo a mettere sempre tipo come abbiamo fatto il giro di pesche. Ok, dai, facciamo così, va bene, raga. Ok, anche il primo giro di kiwi è fatto. Adesso andiamo a mettere la banana. Tanto comunque ci sono le banane. E voilà. Tenete dentro, fatto. Quindi le banane sono state messe. Il giro di more. Perfetto. Adesso andiamo a mettere. Io metterei l'ananas. Massa ciotta, Quindi uno, due. Ammazza quanto è buona. Ok, io qua adesso al centro, ragazzi, direi di fare le ultime fragoline. Prendo i pezzi quelli un po' più piccoli, ragazzi, che sono qua diventa una cosa abbastanza complicata. E adesso facciamo con la fragola. Così, così. Mazza che bei pezzi di fragola, raga, comunque. Oh, micidiale, eh? E ci mettiamo al centro una bella iguela. Dai, ci sta, no? Adesso ragazzi, ovviamente ci è avanzato un sacco di frutta. Che facciamo? Oltre a darla al cane, che gli fa bene, mangiarsela a noi che ci fa bene, andremo a finire di decorare un pochettino la crostata. Quindi ci vediamo appena è probabilmente tutto quanto bello completo. Torta l'abbiamo composta, eccola qua, raga, questo qua è il risultato finale. Comunque è bellissima, raga, veramente molto piena di frutta. La base secondo me anche una sembrerebbe perfetta. La crema pasticcera è buonissima. Abbiamo fatto questa colla di pesce, che praticamente ho preso questo qua, il preparato, ragazzuoli. Questo qui praticamente è una bustina dove va messa dentro un recipiente. Aggiungete 3-4 cucchiaini rasi di zucchero insieme. Poi mettete 250 ml d'acqua, girate finché ovviamente non viene così trasparente. E questa qua, ragazzi, adesso deve essere liquida. Poi una volta messa qua sopra e la mettiamo in frigorifero, si solidifica e diventa una gelatina a tutti gli effetti. Allora, andiamo a mettere appunto la gelatina su tutta la nostra torta. Questo qua, ragazzi, dà lucentezza e dà tutto quello che ci serve. Andiamo a coprire tutti quanti i buchetti e gli angoli. Raga, pure se fuoriesce un pochettino non fa niente, tanto comunque l'importante è che deve essere tutta quanta bella coperta la frutta. Ok, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, perfetto. Ok, ragazzi, la crostata è terminata. La dobbiamo lasciare riposare in frigorifero per almeno finché non, ovviamente non volete utilizzarla. Esatto. Ovviamente se volete farla mangiare subito, ragazzi, è meglio di no. Quindi fatela leggermente riposare almeno quell'oretta buona. Poi ovviamente noi adesso la mangeremo questa sera. Quindi appunto ci rivediamo direttamente stasera per l'assaggio, perché adesso deve riposare in frigorifero. Quindi ragazzi, la crostata è terminata. Viene fuori così. Tra poco, tanto quando si raffredda e si solidifica, diventa tutto quanto molto più lucido. Quindi ci vediamo direttamente questa sera. La crostata è pronta. Abbiamo mangiato la pasta, abbiamo mangiato altre cose. Qua abbiamo messo la gelatina. Guardate che spettacolo. Come minimo, ragazzi, saranno almeno 2,5 kg di crostata sicuro. Allora andiamo a fare l'assaggio, andiamo a fare questa prova. Quindi andiamo a tagliare. Più che altro quello che un po' mi preoccupa, vi dico la sincera verità, ragazzi, è la base sotto. No, che ho paura che non è molto cotta. Però ci siamo, ragazzi. Prendiamo la crostata. Cioè, vabbè, raga, cioè, raga, detto, Simone, guardate la perfezione di questa crostata. Oh,
Ma dai, la perfezione di questa crostata, signori. Cottura egregia. Eccezionale. Egregia questa cottura. Allora andiamo a assaggiare. Yeah. Gonna flow, vai. È buonissima. È buonissima. Porca miseria. Porca puttana, quanto è buona. Crostata eccezionale. Se la provate, mi raccomando, taggatemi su Instagram con qualche foto. Ve la consiglio, ragazzi, provatela, che è veramente eccezionale. Seguite tutti quanti gli ingredienti che vi ho dato. Ragazzi, questo video è giunto a termine. Spero ovviamente vi sia piaciuto. Mi raccomando, per il processo, commentare, condividere, passare il link in descrizione. Twitch in descrizione. Like, 500 milioni di like. Per il prossimo video, dolce o salato, sempre nel sondaggio. Cliccate qua a camera, ragazzi, per vedere altri video che sono stati visti. Cliccate qui, c'è sempre le schiacchierai. Cliccate la campanella per vedere il prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Così è qui da Giocherino. Al prossimo video. Ciao belli.